Secondo sottufficiale. Attraverso Gianna, a cura di Franco Lanari, presenti Mirella Franco. Entità, mi chiamo Enrico. Sono stato il secondo sottufficiale di un esercito durante la Prima Guerra Mondiale e sono saltato sopra una granata nel 1915. Ora mi trovo in un luogo un po' scuro, grigio direi, e mi sentivo un po' oppresso, perché non riesco da questa specie di trincea grigia che mi circonda. Sono solo e mi fa piacere stare con voi, ma per poco, perché ho solo il tempo di salutarvi. Domanda: Enrico, qual è il tuo cognome? Entità: Enrico Vivaldi. Io, che dovrò affrontare ancora un po' questo mio stato e che ne dovrò uscire da solo. Mi conforta però sentirvi vibrare vicino a me. Era troppo tempo che non sentivo questa vicinanza e sicuramente mi darà la forza e il calore per sollevarmi. È per questo che sono qui con voi adesso, perché mi aiuta a sentirvi con me. Ciao e grazie. Domanda: ciao, grazie Enrico. Commento: nel dopomorte, già nel piano astrale, a seconda dell'evoluzione del trapassato, si comincia a vivere uno stato di coscienza di non separatività rispetto allo stato che si viveva nel piano fisico. Per questo Enrico Vivaldi non ricorda a quale esercito apparteneva.